Al mio fianco in queste puntate di Fantastico abbiamo avuto sempre delle grandissime donne, delle grandissime presentatrici, e sapete che c'è stata praticamente Alessia Marco. Chi è che parla? Lorello. Chi è che parla? Mi senti? C'è qualcuno? Sono la Vale. Ciao Vale! Ciao. Sono qui per presentare lo show con te. Scusa, c'era un applauso roboante per te, tipo, ragazzi. Ciao Vale! Grazie ragazzi. Posso darti un consiglio? Basta millantare per grandi presentatrici. Cioè, chi ospiteresti tu stasera a condurre lo show con te? Ho un'amica. Maria? Maria De Filippi? No, ci stiamo quasi arrivando. No. Oprah? No, Barbara D'Urso? Stiamo lavorandoci, sì, però sono mie amiche e in qualche modo mi promettevano di essere qui questa sera. Lorello, come te lo devo dire? Tu non hai amici. Tu tieni conto che io sono venuta qui solo perché c'è l'open bar. Grazie. Grazie, Vale. Quindi sei qui per presentare con me? Sì. Ma ragazzi, con la cartelletta. Ma che botta di culo! Da Radio DJ, Valentina Ricci! No. Sì. Ok, eccola! Buonasera Valentina Ricci! Buonasera! Buonasera, meraviglia! Tarpuy Santos! Brava! Sono venuta solo per questo. Te l'hai riscritta? Sì. Sono il nostro corpo di ballo. Tra l'altro a paillette non hanno nulla da invidiarci, no, mi pare. No. Vorrei una storia, una story opportunity, gentilmente, grazie. Siamo bellini? Scusa, la devo fare io? No, tu fermati, no, per carità. Lascia perdere, Leana. Allora, Valentina Ricci, sì, la conoscete tutti, uno dei più grandi volti della radio italiana. Lavoro in radio, sì, quindi non mi si vede mai di faccia. Prima cagata, diciamo, no. Una delle più grandi voci della radio, voce storica di Pinocchio. Sì, sì. Volto e voce di Radio DJ. Dove cazzo vuoi arrivare? Adesso ci arriviamo, okay. Aspetta. Ma soprattutto scrittrice. Soprattutto. Ho scritto un libro, ragazzi. Scrittrice, abbiamo un libro, eccolo qua. Che si intitola Le posizioni dell'amore, proprio di Valentina Ricci. Ragazzi, non è da tutti scrivere un libro. Ragazzi, abbiamo anche gli scrittori noi. Oh! Mica tutti scrivono libri, eh? Oddio, oggettivamente in tanti.